Ciao a tutti, in questo video realizzerò un unicorno utilizzando il cerniz azzurro, il cerniz rosa in due tonalità, una più chiara e una più scura, e il cerniz grigio blu, che è quasi lilla. Poi ci servirà il lucido, e io ho utilizzato i colori acrilici per fare gli occhietti. Con il cerniz grigio blu ho creato varie palline, due per le orecchie, due per le zampine anteriori e due per le zampine posteriori. Una per la testa dell'unicorno e una per il corpo. E poi tre palline più grandi di cerniz azzurro, rosa, chiaro e rosa scuro. Prendo la pallina di cerniz grigio blu più grande e la lavoro per fare il corpo. Poi, con il rosa chiaro, il rosa scuro e l'azzurro, incomincio a fare dei piccoli salsicciotti. Li unisco tra loro, li avvolgo un po' e creo la coda dell'unicorno. Poi prendo l'altra pallina di cerniz grigio blu e faccio la testa. Con le palline più piccole, aiutandomi con lo spillo, creo le orecchie. Poi le zampine anteriori. E poi quelle posteriori. Con il rosa e l'azzurro incomincio a fare altri salsicciotti che mi serviranno successivamente. Servendovi di un dotter, in questo caso io uso il chiodino dalla punta arrotondata, fate un piccolo forellino quasi impercettibile in modo che poi si possa adagiare il corno dell'unicorno. Creo il corno con il cerniz rosa più chiaro. E lo adagio nel forellino. Arriccio un po' i salsicciotti di colore che avevo creato prima, che saranno adesso la criniera dell'unicorno. Con l'azzurro di rosa creo altri filamenti, salsicciotti molto piccoli, in modo da far sì che l'unicorno abbia una specie di frangetta. Inserisco il chiodino d'occhiello e servendomi uno spillo creo le narici dell'unicorno. Dopo averlo infornato, con il colore acrilico nero e uno stuzzicadenti, farò gli occhietti. Prima utilizzando il nero. Successivamente utilizzando il bianco. Fate asciugare e poi lucidatelo. Ed ecco qui l'unicorno. Spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!